Abbiamo avuto la possibilità di conferire con la nostra assistita, però non siamo entrati nel merito dei fatti accaduti il 24 perché lei è molto provata e dunque si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Ora attendiamo l'udienza di convalida, dove molto probabilmente valuteremo se rendere l'interrogatorio dinanzi al GIP e poi che venga dato l'incarico per l'autopsia. Solo allora potremo avere elementi più concreti per poi orientare la nostra attività difensiva al meglio. Ci risulta, ma non per avercelo riferito l'assistita per i motivi che ho detto, però diciamo è una situazione molto fluida che va approfondita e ci riserviamo di farlo nei prossimi giorni, visto che adesso siamo stati autorizzati a avere colloqui con l'assistita. Più o meno dovremmo aspettare la fine.